Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. Io ho il piacere di dare il benvenuto in particolare alle aziende che hanno partecipato a questo concorso, all'Advisory Board che ci ha aiutato nella selezione delle candidature, al senatore Magni che per la prima volta conosciamo e quindi grazie per essere con noi e naturalmente ai relatori che poi daremo, a cui daremo poi la parola mano a mano. Allora, il bollino HFC è un'iniziativa di Fondazione Onda, è un riconoscimento sostanzialmente biennale, no? Che insieme a, come dire, un percorso formativo consente di valorizzare l'impegno delle aziende che aderiscono per la loro iniziativa e per tutto quello che fanno a favore dei propri dipendenti. Siamo forse fino ad oggi più conosciuti per i bollini rosa, questo riconoscimento che viene dato agli ospedali italiani che hanno dei percorsi tarati sul genere femminile, o il bollino HFC, che è quello rivolto alle residenze sanitarie assistenziali per l'umanizzazione delle cure. Ma quando abbiamo lanciato il bollino HFC, Health Friendly Company, siamo stati molto fieri perché ci siamo resi conto che il Covid, il lockdown e tutto ciò che è seguito, no, ha messo in evidenza nuove forme di lavoro, nuove possibilità e soprattutto l'importanza di poter conciliare, no, la vita familiare con la vita lavorativa, senza peraltro ridurre la produttività. Anzi, abbiamo visto che queste nuove forme, no, di lavoro più agile sono state molto utili. Tra le varie iniziative legate quindi a questo circuito di aziende cosiddette virtuose, l'anno scorso abbiamo lanciato questo concorso Best Practice, che aveva l'obiettivo proprio di evidenziare, di poter condividere tra aziende quelle realtà che al loro interno in particolare hanno posto in essere delle azioni per migliorare il benessere, no? E attraverso la capacità di prendersi cura degli altri e anche attraverso progetti di comunicazione. Del resto, come dire, nel leggere le candidature siamo rimasti un po' tutti sorpresi di quante cose belle, positive vengono fatte, no? E questo concetto di welfare aziendale è sempre più legato al tema poi del well-being. Ecco, noi è un tema del welfare di cui ci occupiamo da tempo. Già nel 2016 avevamo pubblicato in collaborazione con Farmindustria un libro bianco, Dalla salute al welfare femminile, di cui poi la senatrice Camusso, che si collegherà a breve, aveva scritto un bellissimo capitolo. Io proseguirei quindi dando la parola subito al senatore Tino Magni, che è componente della Commissione Affari Sociali, Lavoro Pubblico e Privato del Senato della Repubblica, per un suo intervento. La ringrazio, senatore. Grazie a voi, grazie a lei, grazie alla propria fondazione. È vero, io sono nuovo, diciamo, nel Senato, è la prima volta che sono stato eletto 3 mesi fa, però nella mia vita mi sono occupato per molti anni, ho fatto dirigente sindacale della FIOM-CGIL per molti anni. E quindi questo tema, diciamo, anche del welfare aziendale è stato oggetto di anche elementi di contrattazione, sempre di più in questi ultimi anni rispetto al mio precedente, diciamo, vissuto. E però, quindi io ringrazio ovviamente la Fondazione diciamo, del fatto che divulga questa idea sulla salute e quindi la necessità di avere una salute sempre migliore nel nostro paese, però vorrei anche sottolineare che, ad esempio, il welfare aziendale è una cosa molto importante, in alcuni momenti addirittura è stato un elemento, diciamo, elemento contrattuale negli accordi sindacali, però parliamo di un settore dove tendenzialmente risponde a lavoratori e lavoratrici che hanno una condizione, come si dice, migliore perché hanno un contratto, hanno un posto di lavoro magari a tempo indeterminato e quindi noi dobbiamo preoccuparci anche del fatto che si riducano le disuguaglianze, non aumentino. Quindi io vorrei
insieme a questo elemento, ad esempio, di grande positività, ripeto, dell'azione che si fa, un'attenzione in particolare, visto che vi occupate anche in particolare di favorire l'inserimento e quindi favorire la possibilità delle donne di poter continuare a lavorare anche e quindi, come si dice, dentro la società, ad esempio, bisogna intervenire anche sul settore pubblico, perché ad esempio molto spesso su questo terreno, penso ad esempio a un tema che è quello ginecologico, dove faccio questa ipotesi perché ad esempio molto spesso le persone che si rivolgono al settore pubblico, al sistema pubblico, non trovano un'adeguata diciamo rispondenza, perché ad esempio, non so, parlo per l'esperienza personale, cioè mia moglie, mia figlia, vi dicendo, preferiscono avere un rapporto di continuità con il ginecologo che diciamo hanno a riferimento e quindi devono fare un intervento, cioè devono andare sul privato anziché sul pubblico. E questo non è un fatto di per sé positivo, perché molto spesso ci sono persone che non possono permettersi di andare nel privato, quindi bisogna favorire questo dato. Oppure un altro tema molto importante che vedo nel lavoro che viene svolto è quello della salute mentale, che negli ultimi anni, in particolare con il lockdown, no, ha avuto un incremento, perché è anche un disagio fortemente giovanile. Quindi dico queste cose perché proprio stamattina stiamo facendo un'audizione sul welfare aziendale in queste settimane come commissione, diciamo, affari sociali e sanità, stiamo facendo proprio un ragionamento sulla sanità integrativa, no? Ed emerge questo dato. Ecco, la cosa che vorrei sottolineare, e poi chiudo perché il mio compito tempo diciamo è limitato, è la cosa che vorrei sottolineare è che questa attività importante, positiva che svolge diciamo la fondazione debba essere anche oltre che rivolta alle aziende, cioè il rapporto con le aziende, costruire cultura diciamo della propria salute, avere un'attenzione a ridurre queste disuguaglianze che stanno aumentando fortemente nella società, perché questo è il punto centrale oggi. In questo periodo, in questi anni, anziché diminuire, sono aumentate. E questo provoca ovviamente, sia nel mondo del lavoro, ma anche nella società, un disagio che costa enormemente alle persone singole, ma anche alla collettività. Quindi vi ringrazio e ovviamente sono a disposizione, diciamo, per anche confrontarmi e dare il piccolo contributo che posso dare. Grazie di cuore. Senatore, grazie. Ci sono due cose che mi hanno colpito, che ha citato. Primo, ha sottolineato il tema delle diseguaglianze. È un tema incredibile e la Fondazione ha deciso di dedicare il suo 7º congresso nazionale, che si svolgerà a settembre, è un congresso ovviamente accreditato ICM, sull'impatto delle diseguaglianze di genere sulla salute e sulla ricerca scientifica. Quindi è un tema di cui poi la terremo sicuramente aggiornata. Poi lei ha parlato dell'importanza anche di occuparsi non solo delle aziende private, ma anche del pubblico. E quindi questo tema del welfare. E proprio stamattina, scorrendo la rassegna stampa, ho visto il quotidiano Sanità che c'è proprio un'attenzione a come promuovere la salute nei luoghi di lavoro della pubblica amministrazione, per cui vi state muovendo anche in questo senso. Poi lei ha citato la salute mentale, è un tema sul quale noi siamo fortemente attivi da molto tempo, abbiamo fatto dei percorsi legati alla depressione, legati, insomma, che hanno coinvolto i bollini rosa, un libro bianco, quindi magari la aggiorno un po', no? Visto che ci conosciamo da poco. E intanto la ringrazio. Senatrice Camusso, ben arrivata. Grazie. Passo la parola a Camusso. L'ho citata prima perché noi ci conosciamo dal 2016, quando lei aveva scritto nel famoso volume che abbiamo realizzato, il libro bianco con Farmindustria, no? Che era dalla salute al welfare femminile,
aveva scritto un articolo, ovviamente era nella sua veste precedente, no? Di segretario generale della CGIL, un capitolo veramente interessante sulle politiche di conciliazione e i suoi riflessi sulla salute della donna. Quindi siamo molto liete di averla con noi e di poterle dare la parola. Grazie, scusatemi del ritardo, ma purtroppo eravamo impegnati in aula con delle interrogazioni su un tema che peraltro rimbalza anche rispetto alle ragioni del vostro webinar di oggi, che era Giovani donne iraniane e la repressione in corso in quel paese, perché ovviamente quando si affronta il tema del benessere ci possono essere molti aspetti. In quel caso c'è un aspetto fondamentale che è il diritto alla propria libertà. Scusandomi per il ritardo, anch'io rammento la collaborazione che abbiamo già avuto nel tempo. All'insegna di una cosa che io credo molto importante e sempre più di attualità, la salute e la sicurezza delle persone è una parte essenziale del benessere lavorativo. Ma è altrettanto essenziale del benessere lavorativo, essere in condizioni di non discriminazione. Come ben sappiamo, quando i soggetti sono diversi, attuare politiche uguali, ignorando le differenze, diventa nei fatti anch'essa una discriminazione. E molte delle cose che stiamo in questi anni ragionando sulla salute ci dice che, per esempio, l'assenza di una medicina di genere è uno dei problemi e degli elementi di discriminazione. Adesso, seppur sono arrivata in ritardo, sentivo il collega compagno Magni parlare del rapporto tra una lavoratrice, tra una donna e la sua ginecologa, come tema che proprio ricade in quella sfera, che è l'attenzione a come la salute non è uguale, le relazioni anche con affrontare il benessere in termini di salute non sono uguali, e quindi sempre la necessità di avere uno sguardo che non è semplicemente quello, come dire, fintamente neutro, ma che è quello di sapere che le discriminazioni determinano anche elementi di malessere, e che nei luoghi di lavoro ci sia, come dire, un problema di malessere, in particolare delle donne, se era necessario il Covid l'ha messo maggiormente in evidenza. Nella mia precedente vita, l'ultima indagine che avevamo fatto sulle lavoratrici, di settori peraltro anche affini al mondo a cui pensate voi, perché sono fondamentalmente le grandi imprese del Lazio, quindi tanta parte di esse ha a che fare con la salute, col sistema farmacologico e così via. L'elemento che ci ha particolarmente colpito era una depressione, non nel senso clinico del termine, ma nel senso emotivo del termine, di molte lavoratrici sul non riconoscimento. Quindi come un interesse, una volontà di essere partecipi della professione e del ruolo che si svolge in azienda non trovasse un equivalente riscontro nei sistemi di giudizio da parte delle aziende. E questo ha poi degli effetti, come dire, che riguardano anche la salute, non riguardano solo, cioè riguardano la salute intesa appunto come benessere generale. Quindi da questo punto di vista io sono molto attenta al lavoro che voi continuate a fare, perché me ne colpisce in particolare la parte formativa, cioè il fatto che bisogna anche costruire una comprensione da parte delle aziende del valore che ha il benessere, non solo del valore economico dal punto di vista della maggiore produttività o migliore efficacia dell'azienda, ma anche proprio del valore in termini di diritti umani, mi si passi, come dire, questa dizione. Le persone che stanno bene stanno meglio, e quindi questo è un risultato anche a prescindere dai risultati economici delle aziende. Poi sappiamo tutti che una condizione di miglior partecipazione, una condizione di miglior benessere è anche una condizione poi di migliore efficacia di un'impresa. Dibattito che abbiamo molto fatto sullo smart working, per esempio, che cosa rappresentava, come dire, dare risposte anche alle paure di una stagione molto complicata, ma come può diventare anche uno
strumento di benessere e di rapporto e relazione con il proprio lavoro e le proprie condizioni. Quindi io sono per continuare a sottolineare, come dire, l'attenzione che abbiamo al vostro lavoro, la collaborazione che è possibile fare e ovviamente la necessità che questo tema del benessere diventi, come dire, un tema generale che si affronta tutti al di là di, della dimensione aziendale, delle potenzialità delle aziende, perché in questo io credo che noi dobbiamo avere molta attenzione a un fenomeno che si sta determinando, che se non erro già citava Magni prima, il collega Magni prima, e cioè che ci concentriamo molto su un'area che sta nelle grandi imprese, nelle grandi multinazionali, nelle imprese, come dire, che hanno già attenzione, e trascuriamo invece una consistente parte di lavoratrici e comunque nell'insieme di lavoratori che, stando in dimensioni aziendali differenti, non hanno accesso, come dire, agli strumenti della contrattazione di secondo livello, agli strumenti di formazione che voi fornite, eccetera. Quindi credo che ci sia, da questo punto di vista, come per la medicina di genere, anche sul tema del benessere lavorativo, un bisogno di farlo diventare un tema trasversale, conosciuto a tutti, e non solo connesso a quelle situazioni che per ragioni differenti sono in grado di esercitarlo. In questo credo che noi, che siamo oggi rappresentanti pro tempore istituzionali della Commissione Lavoro, Salute e Sicurezza Sociale, possiamo, come dire, essere una sponda non solo nel far conoscere questi temi, ma anche per ragionare su come renderli, appunto, un diritto universale e un elemento di contrasto alle discriminazioni. Grazie. Grazie a lei, senatrice, e lei ha citato giustamente la medicina di genere, e allora il ricordo va alla senatrice Boldrini, quanto si era data da fare, no? Per noi siamo un paese, è stato il primo paese a dotarsi non solo di una legge sulla medicina di genere, ma anche di tutto un piano per poterla divulgare. E pensiamo che in questi ultimi anni ci sia in effetti stato un bel passo avanti, però ancora molto c'è da fare. Sicuramente rimarremo in contatto anche per future iniziative, perché tra l'altro questo circuito di aziende HF premiate con questo bollino HFC si sta rinnovando, e quindi il 18 aprile faremo una sorta di nuovo incontro con le nuove realtà, e quindi magari la coinvolgeremo ancora. Bene, andiamo avanti. E dunque, noi abbiamo pensato, per presentarvi un po' i progetti che si sono candidati, di preparare delle videoclip intervallandole agli interventi, diciamo, dei relatori, no? Quindi inizierei con la prima videoclip, che raccoglie due interventi. Uno di Baxter, che presenta un bel progetto, Be Well Baxter Stronger Together, e l'altro di Banca Mediolanum, che presenta questo progetto Family Caregiver Support. Quindi io chiedo alla regia gentilmente di mandarla in onda. Il titolo del nostro progetto è Be Well and Baxter Stronger Together. È una best practice perché coinvolge tutti i dipendenti dell'organizzazione commerciale e si articola durante tutti i mesi dell'anno con campagne e iniziative volte a promuovere il benessere della persona. Baxter promuove una cultura della salute a livello globale e sostenibile, che porta a un miglioramento della salute e della produttività dei dipendenti attraverso un programma di benessere completo che aumenta la consapevolezza e supporta la responsabilità e l'impegno individuale. L'obiettivo finale è quello di essere un luogo di lavoro gratificante in cui lavorare, crescere e sentirsi bene. È proprio per tutto questo che abbiamo sviluppato un programma dedicato alla salute dei dipendenti chiamato Be Well and Baxter, con lo scopo di migliorare il benessere fisico e della persona. Ogni anno vengono promosse delle campagne e delle iniziative formative e informative nell'ottica di contribuire nel nostro piccolo a stare bene in Baxter.
nostro progetto si chiama Family Caregiver Support e è un progetto che va a completare un'offerta di welfare iniziata più di 20 anni fa, seguendo i bisogni di una popolazione molto giovane, quando la banca era ai suoi inizi, all'interno della quale ci serviva seguire i principi e i bisogni di genitorialità delle nostre persone. Creiamo quindi un asilo nido che oggi ha 120 bambini al suo interno. Ma nel frattempo, col passare appunto degli anni, abbiamo seguito i colleghi e le colleghe per quanto riguarda la prevenzione della salute, i bisogni finanziari, la flessibilità organizzativa, le iniziative sportive e di benessere in generale. Ad oggi abbiamo invece trovato questa sinergia con la società Welfare Come Te, che è creata da cooperative sociali, quindi con alto senso di responsabilità sociale dell'azienda, che vanno a sostenere la nostra popolazione, all'interno della quale sempre più è diventato importante arrivare a sostenere e seguire i propri genitori, i genitori che sono invecchiati nel frattempo. E quindi con un metodo scientifico creato per sviluppare consapevolezza e informazione, mandando poi sul caso singolo, abbiamo definito un progetto che aiuta le nostre persone, più di 200 hanno già preso parte a questa iniziativa, nel gestire questa che è un'ulteriore fase nel prendersi cura della propria famiglia. Bene, dopo queste, diciamo che sono due belle esperienze, io con molto piacere do la parola alla professoressa Giovanna Spatari, che è presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro. Con Giovanna lavoriamo da tempo, diciamo che all'inizio, quando abbiamo lanciato l'iniziativa di questo bollino Health Friendly Company, è stata fin dall'inizio all'interno dell'Advisory Board. Giovanna, mi senti? Sì, io sento. Voi mi sentite? Ti sentiamo benissimo. Bene, allora io adesso procedo alla condivisione dello schermo, ho preparato qualche slide. Naturalmente è un rapporto di assoluta reciprocità quello che ci lega, perché sicuramente l'attività che Onda svolge da anni a servizio del paese è un'attività meritevole di essere supportata in ogni modo. Vedete lo schermo? Si vede lo schermo? Aiuto. Sì, si vede. Ah, perfetto, ok, grazie. Allora, io volevo partire da un po' dal passato per fare un breve scurso su come si sono modificate le condizioni. Noi siamo partiti da una condizione, ed erano gli anni 60, in cui il medico del lavoro era presente all'interno delle realtà lavorative solo ed esclusivamente per proteggere i lavoratori in prevenzione terziaria, per lo più, dai rischi derivanti dall'esposizione a fattori professionali, che poi naturalmente con l'obiettivo di arrivare a una fase poi di prevenzione primaria. Siamo quindi passati nei decenni successivi a una condizione in cui ci occupavamo anche di rischi che sono presenti anche in ambiti diversi dai luoghi di lavoro, ma che si ripropongono, diciamo così, con una maggiore frequenza nei contesti lavorativi. Oggi la sfida è ben diversa. In un approccio assolutamente olistico alla salute dei lavoratori, noi ci occupiamo anche di correggere, in qualche modo di agire sugli stili di vita, ma anche di prevenire patologie croniche, entrambi questi fattori che sono poi ovviamente i fattori che condizionano la qualità della vita dei soggetti magari appena poi vanno in pensione. Quindi noi siamo passati dalla mera attività di controllo per fattori di rischio professionali, per intenderci l'esposizione ad agenti chimici, ad agenti fisici, ad agenti biologici, poi le attività di movimentazione dei carichi, a un concetto che è sicuramente un concetto diverso, cioè la valutazione di tutti quei fattori che sono correlati al rapporto esistente tra il lavoratore e l'organizzazione del lavoro. Faccio un esempio per tutti. Il lavoro a turni e notturno
era un lavoro che impattava su poche categorie di lavoratori che erano quelli che si occupavano di garantire un servizio di continuità, quindi gli operatori sanitari, i controlli, gli addetti a controlli, alla vigilanza, mentre invece poi in un'ottica di modernizzazione delle attività lavorative, naturalmente il lavoro a turni e notturno è inteso in termini di incentivare la produttività e quindi di garantire queste attività continue. Questo è solo uno di quei fattori che impatta su quelle che sono le condizioni che sono le condizioni principali oggi che noi dobbiamo affrontare, che sono quelle connesse naturalmente allo stress. E poi uno dei determinanti a cui facevo riferimento, le evidence-based, ormai indicano chiaramente che gli stili di vita sono in grado di condizionare la qualità della vita delle persone non più giovani e che sicuramente aumenta l'aspettativa di vita, ma aumenta molto di più la forbice rispetto a un'aspettativa di vita non in buone condizioni di salute. Quindi il controllo di quei fattori che sono legati alla sedentarietà, a un'alimentazione sbagliata, al fumo di sigaretta, all'abitudine all'alcol, sono fattori in cui noi dovremmo agire. E allora, in questo brevissimo scenario delineato, che cosa fa e che cosa può fare il medico del lavoro? Che quando è all'interno delle aziende si chiama medico competente. Quindi noi abbiamo un obbligo di legge che ci fornisce un'opportunità straordinaria, cioè noi agganciamo lavoratori per obbligo di legge, perché li dobbiamo visitare con lo scopo di emettere un giudizio di idoneità alla loro mansione specifica. E i dati che ci vengono restituiti dal Ministero della Salute, che registra in qualche modo questa attività, ci indicano che 20 milioni di lavoratori sono sottoposti in Italia a sorveglianza sanitaria. E qui devo fare un inciso che mi ha stimolato la dottoressa Merzagora. Lei ha parlato delle diseguaglianze di salute, che è un altro tema importantissimo. E io vorrei dire qui che un aspetto del quale mai si parla in termini di diseguaglianze di salute è il tema legato alle diseguaglianze di salute che sono agganciate a una diversa condizione dei lavoratori, quindi lavoratori che svolgono attività, cioè gli operai non specializzati, sicuramente hanno un'aspettativa di vita più bassa, con un rischio relativo che è rilevante, che è incrementato rispetto ai lavoratori di concetto, e questo sicuramente non è giustificabile con l'esposizione a fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, ma è direttamente agganciato a quelle altre caratteristiche che attengono al livello culturale, alla possibilità di accedere ai servizi, diciamo, sanitari e quant'altro. Quindi questo è un aspetto che va sicuramente considerato. Quindi, ritornando al mio ragionamento, la sorveglianza sanitaria si fa per obbligo di legge, ma diventa una condizione straordinaria per agganciare questi lavoratori, per intraprendere attività di promozione della salute che il decreto legislativo 81 del 2008 pure introduce, però ovviamente sono azioni raccomandate, ma non sono previste per legge, e quindi l'azione sul miglioramento degli stili di vita. E oggi invece sicuramente la nostra evoluzione ci porta a dire che noi ci dobbiamo occupare del Total Worker Health, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel concetto di salute ci parla di fattori che determinano le condizioni psicofisiche, quindi il controllo sui fattori psicosociali è inteso come un benessere più ampio e totale dei lavoratori, e quindi io farei rientrare in questa sfera
tutte quelle attività che abbiamo già sentito e visto nelle prime clip e che quindi sono promozione di attività che implementano il telelavoro, gli asili nido, che poi non vuol dire asilo nido necessariamente. Realizzare un asilo nido nei luoghi di lavoro può essere l'attenzione dell'azienda magari a stipulare delle convenzioni con gli asili nido, in qualche modo incrementare così diciamo un'agevolazione per le proprie lavoratrici che sempre più, io ricordo, si occupano dei pochi bambini e dei molti anziani che sono oggi presenti nel nostro paese, perché chiaramente se noi non forniamo servizi di supporto e non lo forniamo attraverso questo genere di attività, il tasso di natalità nel nostro paese sarà sempre più basso. E allora, quali possono essere le sfide per la medicina del lavoro? Sicuramente un'ottica di assoluta integrazione. Noi siamo delle pedine importanti, ma siamo importanti se inserite in una rete. Allora, insieme ai medici di medicina generale devono essere condotte delle azioni. Abbiamo parlato, ho sentito parlare stamattina di un altro tema importante, l'invecchiamento dei lavoratori, ed è assolutamente vero, e le proiezioni tra 10 anni ci indicano che sempre più noi dovremmo gestire una popolazione di lavoratori anziani. E allora, ad esempio, attraverso l'assistenza di prossimità, favorire il ritorno al lavoro, e questo si deve fare per forza in sinergia con i medici di medicina generale, di quei lavoratori che hanno avuto una malattia cronica o che sono acuta, o che sono affetti da malattie croniche, che possono ovviamente, perché nella storia naturale delle malattie croniche, esacerbarsi nel tempo. Insieme alle strutture del sistema sanitario nazionale, faccio solo un riferimento che è sotto gli occhi di tutti. In fondo la pandemia ha slatentizzato e indicato quali sono dei fattori critici nel nostro paese, ma ha anche indicato dei modelli che possono essere attuati anche in altri ambiti. E questa è la collaborazione con strutture del sistema sanitario nazionale, ad esempio con le altre società che si occupano di sanità pubblica, quindi l'ambito dell'igiene soprattutto. E quindi, ad esempio, il ruolo svolto dai medici competenti all'interno dei progetti di vaccinazione Covid correlati, sia con un ruolo attivo in alcune aziende, ma anche per l'attività di counseling, e questo è importante. E naturalmente, questo è il tema centrale di oggi, le attività che si svolgono insieme al datore di lavoro e alle altre figure che si occupano di salute e sicurezza all'interno delle aziende attraverso la progettazione di servizi, appunto, che sono orientati al benessere lavorativo e organizzativo. Quindi io concludo soltanto con alcuni esempi che sono indicativi, insomma, un po' di questo processo, cioè quello che è la presenza di un medico che è già previsto per legge, come ripeto, all'interno di un'azienda, è sicuramente una risorsa. Faccio solo un riferimento perché è un tema di cui poco si parla. Allora, nell'identificazione, che era un interesse del nostro governo, di identificare anche un interesse del Ministero della Salute, noi soggetti alla ricerca attiva del virus dell'epatite C, e allora dovendo ricercarla in popolazione adulta e giovane, sicuramente è stato chiesto il supporto ai medici del lavoro. Gli interventi poi, per esempio, per ridurre il consumo di droghe, tabacco e alcol all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, sono degli interventi, io vorrei dire, se il lavoratore non può assumere alcolici all'interno del luogo di lavoro, ricordiamoci che le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo, dopo quello ovviamente che si trascorre a casa, nei luoghi di lavoro, e quindi non solo l'attuazione di un modello all'interno del luogo di lavoro, ma poi l'esportazione di una buona prassi che è stata, diciamo, applicata in un'azienda virtuosa, consente l'esportazione in ambiente domestico. Noi facciamo anche una serie di attività legate alle diete, quindi al controllo del sovrappeso. In tante aziende sono presenti, diciamo, delle consulenze con
con i dietologi, e poi quando il lavoratore impara a mangiare bene, probabilmente porta, esporta questa buona prassi. Spieghiamo loro che fare attività fisica non significa necessariamente iscriversi in palestra, significa salire, utilizzare le scale, significa andare al lavoro a piedi quando il tempo lo consente, e così via. Quindi io concludo semplicemente con una riflessione. Naturalmente noi abbiamo molta strada da percorrere tutti insieme verso una promozione totale della salute sul posto di lavoro, però i medici del lavoro appunto possono essere parte di un sistema, ma tutto ciò è realizzabile solo se le aziende li sostengono, e quindi la Società Italiana di Medicina del Lavoro sarà sempre strenuamente convinta promotrice di tutte le iniziative che Onda porta avanti. Grazie. Grazie Giovanna, grazie della tua relazione che è molto apprezzata, anzi ti chiediamo se è possibile condividerla perché ci è stato chiesto di poterla, ok, perfetto. Sarà un piacere certamente, grazie. È molto interessante quello che tu hai detto di esportazione di un modello virtuoso, no? Perché quella è la cosa anche importantissima, se tu non fumi nell'ambiente di lavoro poi magari riduci anche questa dipendenza a casa, se non bevi è lo stesso, avete un ruolo, come dire, come medici di lavoro che si è trasformato negli anni ma che è sempre più importante. Ok, bene, passiamo adesso alla seconda videoclip dove presentiamo due altri progetti che si sono candidati. Il primo è di Roche ed è un progetto su una comunicazione digitale integrata per aumentare la consapevolezza e l'engagement delle nostre persone, e poi un progetto di Ipsen. Il progetto si chiama Wellbeing and Mental Health. Regia. Una comunicazione digitale integrata per aumentare la consapevolezza e l'engagement delle nostre persone. Da 125 anni Roche è impegnata a prendersi cura dei propri pazienti e delle proprie persone. Per noi è prioritario mantenere alta la consapevolezza delle nostre persone su tutto ciò che è inerente alla tematica salute, e lo facciamo attraverso una strategia di comunicazione innovativa, digitale, integrata. Quest'anno abbiamo scelto di veicolarla con una nuova web app, Fits4Me, una piattaforma digitale che in modo personalizzato invia comunicazione su tutto il nostro mondo dei benefit e dei servizi alle nostre persone, incluso tutta la tematica salute, e quindi le nostre campagne di medicina preventiva, le nostre sessioni di awareness su patologie, i nostri percorsi di counseling, ma anche tutto ciò che è relativo al mondo della palestra, dell'esercizio fisico, perché è attinente a come noi, come Roche, intende la salute, cioè una salute fisica, emotiva, mentale e relazionale. Il progetto che abbiamo deciso di candidare si chiama Wellbeing e Mental Health. Non è un singolo progetto, ma è un percorso fatto di più progetti. Da sempre l'attenzione al benessere organizzativo delle nostre persone è uno dei driver che caratterizza Ipsen, e dal 2020 abbiamo aperto anche questo cantiere di Mental Health. Questo perché, oltre alle forme un po' più tradizionali di attenzione che afferiscono tutte alla sostenibilità verso il dipendente, come l'equità retributiva piuttosto che l'inclusione, riteniamo che sia dovere di un'azienda accompagnare le proprie persone alla conoscenza e al rispetto di situazioni che impattano l'equilibrio psicofisico delle persone, e speriamo che questa nostra progettualità possa essere di ispirazione per altri colleghi. Ecco, bene, bei progetti. Andiamo avanti e con piacere do la parola alla dottoressa Valsassina, direttrice scientifica di Fondazione Libellula, anche con lei ci conosciamo da tempo, collaboriamo.
E quindi la sua relazione sarà il benessere ed equità di genere in azienda, lo stato dell'arte e le sfide future. A lei. Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sono molto contenta di essere qui, ringrazio per l'invito, visto che insomma Fondazione Onda e Fondazione Libello hanno davvero, come dire, dei valori comuni, quindi ci accomuna il senso del nostro lavoro. Allora, oggi sono qui per fare appunto una connessione rispetto al tema del benessere e dell'equità di genere in azienda. Abbiamo già parlato di questi aspetti e di quanto un contesto discriminatorio, insomma, possa impattare sul benessere delle persone. E vi porto l'osservatorio fondamentalmente di Fondazione Libellula rispetto a alcuni dati che abbiamo raccolto e anche quelle che sono per noi le sfide per il futuro. Proprio due parole su chi è Fondazione. Fondazione è, come Fondazione Onda, una fondazione che agisce su un piano culturale rispetto al tema della violenza contro le donne, in primis, e poi a tutto quello che è il tema della discriminazione di genere, che sappiamo essere legato al fenomeno poi della violenza contro le donne. Ed è sostanzialmente un network di aziende che si impegnano a realizzare al loro interno progetti, iniziative per sensibilizzare sul fenomeno e per andare a creare, al contrario della violenza e del non rispetto, una cultura appunto inclusiva di attenzione e di valorizzazione delle persone e di comprensione delle differenze di genere. Oltre a questo, stiamo allargando il nostro campo d'azione anche al territorio, quindi vogliamo poi sviluppare dei progetti a sostegno delle donne in difficoltà sul territorio e sviluppiamo anche contenuti online di sensibilizzazione, per alcuni dei quali insomma abbiamo collaborato anche con Fondazione Onda. Perché le aziende, come diceva qualcuno prima di me, le aziende sono una comunità, sono un luogo in cui si può fare cultura e per trasmettere anche, no, dei modelli, dei comportamenti e dei messaggi che le persone possono portare al di fuori. E quindi è un modo per lavorare su consapevolezze che poi possono impattare in tutti i contesti sociali, familiari in cui ci muoviamo. Allora, vediamo appunto il legame tra equità di genere e benessere in azienda. Ormai sono diverse le ricerche che mostrano, no, il perché l'equità di genere e il rispetto generano benessere. Ho sottolineato alcuni punti che per noi sono fondamentali. Intanto, lavorare in un contesto equo consente alle persone di esprimere la loro individualità, quindi a uomini e donne di poter agire senza paura, mettendo in gioco le loro potenzialità senza essere limitati da stereotipi e modelli culturali. E anzi, le organizzazioni possono diventare uno stimolo per mettere in discussione degli apprendimenti sociali che riguardano tutte e tutti noi. E poi le relazioni basate sul rispetto creano comunità, creano senso di appartenenza e soprattutto danno alle persone quella importante, no? Sicurezza psicologica che consente loro di agire al meglio e quindi di vivere e crescere in un contesto sereno. Le ricerche poi ci dicono che valorizzare la diversità, saperla accogliere, aumenta la creatività dei gruppi, il problem solving e aumenta il livello di soddisfazione non solo per ciò che facciamo, ma anche per il modo in cui lavoriamo. E poi ci piace sottolineare il fatto che rivolgendoci a uomini e donne, perché le questioni di genere riguardano entrambi, consente di creare alleanze, cioè di riuscire a sviluppare una maggiore comprensione reciproca anche, no? Di quelli che sono gli impatti culturali dei generi, tanto sulle donne quanto sugli uomini, e quindi di creare delle alleanze che riteniamo fondamentali per generare equità e sostenere il cambiamento. Quindi questo è il valore, no, dell'equità di genere e dell'impatto sul benessere. Ma qual è lo stato dell'arte rispetto al nostro osservatorio? Allora adesso volevo farvi vedere i risultati di un'indagine che abbiamo realizzato nella scorsa primavera. Il campione sono delle donne, quindi è un'indagine che per ora ci racconta quello che è il punto di vista femminile, ma ci stiamo muovendo anche per raccogliere il punto di vista maschile, proprio sullo stato dell'equità di genere all'interno dei contesti organizzativi. Hanno risposto a questa indagine più di 4.000 donne, donne che lavorano in contesti organizzativi di medie e grandi dimensioni, quindi in contesti che potrebbero essere del tutto simili a quelli delle aziende, insomma, che oggi sono presenti. Allora, rispetto alla domanda quanto la tua azienda è attenta all'equità di genere, il primo dato, insomma, che salta all'occhio è un dato di attenzione, nel senso che solamente il 20% delle donne che hanno risposto ritiene la propria azienda attenta all'equità di genere. La maggior parte rileva un'attenzione medio-bassa, se non addirittura assente. Del resto, anche un altro report, quello di Gartner, ci dice che solo un'azienda su cinque oggi misura l'impatto sul business, ma soprattutto sulle persone, delle iniziative di inclusione. Quindi a volte ci rendiamo conto di come esistono progetti e obiettivi nella direzione dell'inclusione all'interno delle aziende, ma non sempre poi arrivano alle persone o non sempre viene valutato quello che è il loro effettivo impatto. E quindi qui già c'è un punto di attenzione.
Altri punti di attenzione rispetto alla percezione dell'equità di genere sono questi che vi racconto. Intanto il 44% non ritiene che il proprio manager o la propria manager sia un esempio positivo di equità di genere. Quindi significa costantemente, no, lavorare con una persona che non sentiamo equa dal punto di vista del riconoscimento delle proprie diversità e dei propri bisogni in quanto uomini e in quanto donne. Quindi qua già ci potrebbe essere un forte impatto sul benessere delle persone. Poi c'è tutta un'area di non consapevolezza, per esempio il 50% non sa se nella propria azienda sono monitorati gli indicatori connessi all'equità di genere, il 31% non sa se esistono policy antidiscriminazione e molestie di genere, e quindi c'è anche un disorientamento nel momento in cui potremmo essere vittima, no, di comportamenti inappropriati, e il 30% addirittura dichiara che nella propria azienda non esiste nemmeno una specifica funzione o un gruppo dedicato a queste attività. L'altro dato che ci fa riflettere, in particolar modo insomma come Fondazione Libellule, essendo sensibile al tema della violenza, è che il 52% non sa se una donna vittima di violenza potrebbe ricevere aiuto e parlarne in azienda, anche nel momento in cui ovviamente una situazione di violenza possa portare, potrebbe portare a un impatto, no, sul benessere e anche sul lavoro della persona in questione. Esiste poi tutto un contesto normalizzato, no, di discriminazioni e stereotipi che certamente influenza l'esperienza delle donne in aziende, quindi il loro livello, no, di tranquillità e anche di benessere. Sostanzialmente una donna su due dichiara di aver sperimentato a volte o spesso una situazione di molestia, discriminazione o stereotipo nel contesto lavorativo. Quindi di non essere in quelle condizioni di poter, no, esprimere liberamente se stessa anche alcune caratteristiche o situazioni legate alla propria vita al di fuori dell'organizzazione senza incappare in situazioni di discriminazione e molestia. Quindi è un dato di fatto che dovremmo incontrare questo tipo di situazioni. Discriminazioni quotidiane normalizzate, per esempio il 68% sente o ha sentito circolare l'idea che una donna che fa carriera ha usato la leva della seduzione, il 68% che dichiara di aver visto rallentare il proprio percorso di crescita a causa della maternità. Con la genitorialità, tutta un'area, no, in cui è più rischio l'equità di genere, quindi sono anche molto contenta di aver letto di progetti che invece vanno nella direzione proprio di creare una cultura della genitorialità condivisa. Il 50% ha sentito sul lavoro frasi stereotipate sulle donne e le loro caratteristiche, quindi di nuovo quell'impossibilità, no, di muoversi al di fuori di gabbie, di schemi mentali precostituiti, e poi ancora il tema della maternità che diventa un tema difficile di cui parlare. Il 41% dichiara di essere a disagio nel comunicare alla propria azienda di aspettare un figlio, quindi ambiti della vita extraorganizzativa che non possono essere oggetto di discussione, di confronto all'interno del contesto di lavoro. Tutto questo non può non avere un impatto sul benessere. E arriviamo poi a comportamenti ancora più impattanti come le molestie sul lavoro. Abbiamo dati che ci dicono di ambienti di lavoro spesso molesti appunto dal punto di vista intanto verbale, 59% che dichiara di essere stata vittima di allusioni, osservazioni estetiche, un 53% di commenti espliciti indesiderati, un 55% vittima di battute, commenti e provocazioni volgari a volte o spesso, quindi un ambiente molto poco safe, no, dal punto di vista psicologico rispetto al corpo delle donne, all'essere delle donne, e addirittura un 22% che ha subito contatti fisici indesiderati sul luogo di lavoro. Quindi è anche un contesto, quello di lavoro, che può non essere sicuro anche dal punto di vista proprio della fisicità e del rispetto dei confini. Ecco, quindi diciamo che è importante l'equità di genere per il benessere, i dati non sono ancora incoraggianti. Non sono incoraggianti anche se abbiamo visto all'interno di Fondazione che lavorare su questi temi conduce a risultati positivi. Quindi per fortuna i dati nelle aziende del network hanno sviluppato progetti sul linguaggio, sulla managerialità inclusiva, sugli stereotipi, le varie forme di discriminazione sono migliori. Crediamo che ci siano delle caratteristiche importanti che i progetti in questo ambito debbano avere. In primis, il partire da una misurazione. Come fondazione appunto abbiamo questo osservatorio che periodicamente raccoglie dati, ma anche quando interveniamo nei diversi contesti è fondamentale partire da un'analisi precisa andando a raccogliere i dati disaggregati per generi e dati anche sullo stato di benessere e sul diverso punto di partenza di uomini e donne rispetto a questi. Quindi leggendoli con le lenti del genere.
E poi definire obiettivi, strategie e dotarsi di KPI sulla diversity. Purtroppo in alcuni casi assistiamo, no, a progetti che vengono realizzati senza una precisa strategia, quindi one shot, e il cambiamento con iniziative one shot è difficilmente perseguibile. E soprattutto che non avendo degli obiettivi specifici e dei KPI anche di rilevazione specifici, poco ci dicono di quanto effettivamente quella prassi, quella formazione, quell'intervento sia stato efficace, abbia generato il cambiamento. Fondamentale poi ingaggiare e coinvolgere tutta la popolazione, quindi verso l'equità di genere, ribadisco, dobbiamo coinvolgere gli uomini, coinvolgere le donne, perché è qualcosa che riguarda tutti, e qui superare anche alcune resistenze, per esempio, che vedono le iniziative di diversity inclusion quasi delle iniziative divisive, no? Perché ti occupi delle donne, allora stai discriminando gli uomini, o ti occupi di altre categorie della diversità e stai discriminando le altre. Ecco, ragionare invece per creare una cultura che mostra come lavorare per i diritti di una categoria significa fare bene a tutti i diritti di tutte le categorie, non escluderne altri. E poi ingaggiare la popolazione, quel senso di coinvolgimento, di desiderio di dare il proprio contributo che esiste all'interno delle organizzazioni, anche perché insomma il cambiamento su questi temi deve necessariamente passare anche dai comportamenti individuali dei singoli e delle singole. Oltre a questi aspetti culturali, attivare servizi differenziati per uomini e donne, lavorare sul tema della genitorialità, abbiamo visto che la maternità insomma è uno dei campi di battaglia dell'equità, sul tema delle molestie, della violenza, ma anche su prassi, processi legati a valutazione, selezione, gestione del tempo, flessibilità. E infine sostenere l'empowerment, quindi in un lavoro costante di lavoro sulla cultura di genere, sul linguaggio e di creazione appunto di queste reti di sostegno tra donne e uomini. Crediamo tantissimo anche nell'importanza di lavorare dal basso, quindi sempre di più di coinvolgere, no, le donne e gli uomini all'interno dell'organizzazione attraverso gruppi, gli ERG, eccetera, che consentono di capire bene quali sono le esigenze di equità di entrambi i generi e quindi attivare iniziative coerenti. Infine, noi continuiamo a misurare, come vi dicevo, vi ho presentato i dati della Survey Lei, che abbiamo chiamato dedicata al punto di vista del femminile. Stiamo invece adesso realizzando una survey sul maschile, proprio per andare a comprendere anche il punto di vista del maschile rispetto all'equità di genere e anche quelle che possono essere gli stereotipi culturali del maschile. È una survey che si chiude il 5 febbraio, quindi approfitto anche di questa occasione per così chiedervi un vostro aiuto, in particolar modo agli uomini lavoratori, per appunto raccogliere anche il vostro punto di vista e quindi andare poi a creare delle progettualità e degli interventi che effettivamente rispondano a quelle che sono le esigenze specifiche anche degli uomini. Vi ringrazio. Annalisa, grazie, che bell'intervento hai fatto e che dati super interessanti. Tra l'altro, per chi non potesse essere collegato adesso, anticipo che sia la registrazione dell'intera cerimonia, dell'evento, sia i vostri interventi, se date l'autorizzazione, li caricheremo sul sito di Onda nella pagina dedicata, perché veramente i tuoi dati sono super interessanti. Grazie. Ora, andando avanti, vi presento sempre nella carrellata, no, dei progetti che sono stati candidati, un bellissimo progetto di Mediobanca che si chiama Wellbeing in Mediobanca. Diciamo che questa banca, nell'ottica di riuscire a soddisfare il famoso obiettivo 3 dell'agenda 2030, salute e benessere, ha implementato parecchie iniziative per migliorare la salute psicofisica dei propri dipendenti, e gli interventi si sono concentrati in tre filoni, no? Uno per migliorare il benessere psicologico, ad esempio, dove è stato costituito proprio un servizio di supporto psicologico, la possibilità di fruire settimanalmente di un podcast curato dall'insegnante di mindfulness Elisabetta Giordano. Durante, per esempio, la crisi pandemica hanno attivato una piattaforma dove era possibile per i dipendenti accedere a tutti i servizi che potessero facilitare, no, il loro lavoro, quindi babysitting,
l'assistenza agli anziani, eccetera. Poi anche in ambito culturale, quindi tutti i dipendenti hanno la possibilità di fruire di visite gratuite da remoto ai musei e ai luoghi d'arte più interessanti, ad avere un suggerimento su letture suggerite, su aspetti culturali, eccetera. E poi per quanto riguarda la salute fisica, ci ha colpito molto la collaborazione con questo CUS di Milano per un programma di allenamento, di training, di yoga, possibilità anche di allenamenti individuali, e poi insomma tutte le informazioni sono sul loro intranet aziendale. E anche l'altro progetto che ho piacere di presentarvi, di Esselunga, è un programma che si chiama Workplace Health Promotion, che offre l'opportunità ai dipendenti di migliorare la loro salute, ed è centrato su 5 aree sostanzialmente, quindi l'alimentazione, l'attività fisica, quindi gli stili di vita, il fumo di tabacco, il contrasto a comportamenti additivi, infine la conciliazione lavoro, vita familiare. Molto interessante perché Esselunga ha attivato delle collaborazioni, ad esempio con l'ATS di Milano, relativamente ad un'attività di sensibilizzazione per contrastare il gioco d'azzardo, con Regione Lombardia, per cui ci sono degli sportelli all'interno, dei distributori automatici con delle merendine salutari, più dei menù specifici, no? Che rispondano a criteri di dieta mediterranea. E poi comunque anche è stato interessante questo progetto per migliorare, per far fronte alla stanchezza e al disagio che spesso, come dire, accompagnano i propri dipendenti. E invece in ambito di prevenzione oncologica hanno attivato la collaborazione con due grosse associazioni di volontariato, da un lato la Lega Italiana per la lotta contro i tumori e dall'altro Europa Donna per quanto riguarda il tumore alla mammella. Quindi adesso con piacere cedo la parola a Chiara Bacilieri, che è Head of Research Innovation di LifeFeed, per il suo intervento. Chiara, ti vedo collegata. E hai delle diapositive, tu parlerai di oltre gli stereotipi, come valorizzare, no, le esperienze di vita per l'inclusione sociale e lavorativa. A te. Corretto, grazie mille Francesca, buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui. Esatto, il mio intervento, ora collego il mio schermo in modo da proiettare le mie slide. Vediamo un po'. Sì. Scusatemi, ma ok. Perfetto, ditemi se vedete il mio schermo. Grazie mille. Oggi vi racconterò qual è il lavoro di LifeFeed per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone attraverso la nostra capacità, il nostro voler valorizzare le esperienze di vita, tutte le esperienze di vita, anche le più complesse, anche quelle che sono soggette a stereotipi culturali. E, innanzitutto, quello che vorrei dire è che le aziende che hanno partecipato al concorso nel prendersi cura delle proprie persone a 360 gradi e sotto diversi punti di vista hanno anche contribuito e stanno contribuendo a rompere degli stereotipi. Stanno contribuendo a rompere degli stereotipi che sono quelli che riguardano la maternità e la genitorialità più in generale, che riguardano il caregiving, una dimensione di vita che è ancora meno vista e soggetta a anche dei tabù. Chi si prende cura di una persona anziana, per esempio una persona non autosufficiente, la salute mentale. È quello che stiamo facendo anche in LifeFeed. LifeFeed, dico due parole sulla nostra realtà, è un'azienda tecnologica a impatto sociale che opera nel settore dell'education technology. Quello che facciamo attraverso un metodo di apprendimento che si chiama life-based learning, quindi l'apprendimento basato sulla vita, è aiutare le aziende, in primis le persone, e quindi anche le organizzazioni, a scoprire e ad attivare sul lavoro tutte le capacità, i talenti, le risorse che le persone sviluppano in maniera naturale nei loro diversi contesti di vita, anche esterni al lavoro, anche quelli più complessi e che sono purtroppo ancora oggi spesso motivo di discriminazione sul lavoro. E voglio partire proprio da questo concetto, quello di talento, di che cos'è il talento. Non c'è oggi una definizione univoca di talento, ma la gran parte delle definizioni che troviamo ci parlano di talento come di qualche cosa di eccezionale, di pochi, di estremamente raro,
È come se fosse una capacità innata, come se fosse un dono. È fortunato chi di noi ha talento e meno fortunato chi non ce l'ha, come se si trattasse di qualche cosa su cui non si può fare molto nell'averlo o meno, e che porta alcuni di noi pochi a eccellere in un ambito estremamente specifico. Questo è il modo in cui si parla comunemente nel linguaggio comune di talento, ma c'è anche un'altra prospettiva, ed è una prospettiva che vede il talento come innanzitutto qualcosa di diffuso, qualcosa che appartiene a ognuno di noi e soprattutto che può essere sviluppato, che può essere allenato con l'esperienza e non solo, che può essere utilizzato e trasferito tra più ambiti e ruoli. Quali ruoli? Quali ruoli di vita? Tutti i nostri ruoli, tutti i ruoli di vita che ricopriamo nella dimensione professionale, quindi al lavoro, nella dimensione personale, a casa, in famiglia. Tutti noi siamo tante cose, ognuno di noi è tante cose, e siamo tante cose dentro e fuori dal lavoro, e tutte le cose che siamo, tutte le nostre dimensioni identitarie, tutti i nostri ruoli ci danno delle competenze, compresi quei ruoli di vita che sono ancora oggi soggetti a stereotipi culturali, che ci rendono in alcuni casi considerati delle minoranze sociali, che sono motivo di discriminazione sul lavoro e che sono un ostacolo per la carriera. Quello che facciamo in LifeEd è aiutare le persone e le aziende a ribaltare questa prospettiva e quindi a scoprire qual è il potenziale nascosto, il potenziale inespresso che le persone hanno e che hanno già in ruoli di vita che non sono professionali e che sono anche spesso motivo di svantaggio nel mondo del lavoro. Come lo facciamo? Lo facciamo per esempio attraverso uno strumento che vi racconto velocemente, che è uno strumento per noi soprattutto di ricerca. Io mi occupo di ricerca e innovazione in LifeEd, in un team di cui sono molto orgogliosa, in cui analizziamo i dati che le persone generano attraverso questi strumenti e questi esercizi per restituire alle aziende degli insight che vi mostrerò tra poco. MultimeFinder è uno strumento di scoperta del potenziale nascosto delle persone che abbiamo sviluppato con un nostro partner di ricerca che è la Kellogg School of Management, in cui le persone in un arco temporale molto breve, che si parla di 10-15 minuti al massimo, iniziano indicando quali ruoli sentono di avere oggi nella loro vita, a casa e al lavoro. Per esempio, io posso dire di essere mamma, di essere una caregiver, di essere una manager, una collega, un'amica, una volontaria. E la prima cosa che vedono è un modo diverso di guardare alle proprie sfere, alle proprie dimensioni identitarie, non come se fossero spicchi di una torta, in una prospettiva che, secondo la teoria scientifica, viene chiamata del conflitto tra i ruoli. È quella prospettiva dominante nella nostra cultura in cui le diverse parti di noi sono come appunto fette di una torta. Quanto più una aumenta, quanto più ci dedichiamo alla famiglia, meno siamo efficaci sul lavoro. Quindi si tolgono tempo, risorse, spazio a vicenda. Noi proponiamo una prospettiva diversa, che è invece chiamata role enrichment, quindi di arricchimento tra i ruoli, in cui tutto ciò che siamo invece nutre le diverse parti di noi, di risorse, di competenze trasversali. Il solo fatto di essere consapevoli di tutte le cose che siamo, di tutti i ruoli che abbiamo e di vederli in questa nuova prospettiva, pensate, secondo la ricerca scientifica, aumenta l'autostima, la sicurezza in se stessi e la propensione a prenderci cura di noi stessi. Che cosa succede poi? Che le persone all'interno dell'esercizio si descrivono nei loro diversi ruoli, a casa e al lavoro, attraverso un insieme di tratti caratteriali. Si tratta di caratteristiche, alcune delle quali sono particolarmente positive perché ci rendono particolarmente efficaci nei diversi contesti della nostra vita, e scoprono quali sono, per esempio, i loro talenti, cioè quelle caratteristiche positive, quelle capacità che hanno, che esprimono in più ruoli. Per esempio, l'essere affettuosi è collegato a delle competenze che sono le competenze relazionali, lo vedremo tra poco, questo secondo la ricerca scientifica. Eppure ci sono ancora dei forti tabù e stereotipi sul essere affettuosi nel luogo di lavoro. Spesso è visto come qualcosa di non adatto, di non appropriato. Allo stesso tempo però si parla moltissimo della cosiddetta caring leadership, che altro non è che una leadership in cui è molto forte la componente di cura, che attinge proprio a queste caratteristiche di tipo relazionale, che sono però per lo più espresse nei ruoli personali. Che cosa succede poi?
Vi parlavo prima di talento come di qualche cosa che può essere trasferito da un ruolo all'altro ed è quello che spingiamo, che suggeriamo alle persone di provare a fare, individuando quali sono quelle caratteristiche, quelle capacità che stanno già usando in alcuni ruoli, per esempio a casa, per esempio nel ruolo di mamma, e di provare a usarli anche in ruoli lavorativi, per esempio in quello di collega. E viceversa, le persone scoprono quali sono anche i loro talenti nascosti, cioè quelle capacità, quelle caratteristiche positive che stanno esprimendo in un unico ruolo, che molto spesso è un ruolo di tipo personale, non professionale, e suggeriamo loro di provare a fare l'opposto. Per esempio, ci sono delle capacità che usiamo sul lavoro e che potremmo provare a utilizzare anche a casa. Usare un talento che abbiamo a casa anche sul lavoro è qualcosa che migliora la nostra efficacia professionale, ma usare un talento che abbiamo sul lavoro a casa è qualcosa che migliora il nostro benessere a 360 gradi. Quindi questo processo che si chiama transilienza, la capacità di trasferire capacità e competenze da un ruolo di vita a un altro, va in tutte le direzioni. Come vi dicevo prima, questi tratti, anche se spesso non sono visti come positivi nel contesto professionale, in realtà sono collegati, secondo la ricerca scientifica di cui vedete qui in fondo alla slide alcune fonti, a delle competenze soft, a delle competenze che contribuiscono a sviluppare, per esempio l'essere spiritosi. Pensiamo a quanto sia forte il tabù sull'essere spiritosi nel luogo di lavoro. Eppure l'essere spiritosi contribuisce a sviluppare delle importanti capacità di comunicazione, di agilità mentale e di creatività, che afferiscono alle sfere delle competenze relazionali e dell'innovazione, competenza che il mondo del lavoro sempre più ricerca. Nel team di ricerca, appunto, di Layfeed, noi analizziamo tutti questi dati in forma anonima e aggregata, li restituiamo alle organizzazioni per fare alcune scoperte importanti. Per esempio, quello che le aziende scoprono è quante e quali competenze le loro persone hanno già a casa. C'è un forte stereotipo anche intorno al concetto stesso di competenze, in questo caso di competenze soft, come di qualche cosa che debba essere acquisito. In questo caso invece noi dimostriamo che queste competenze ci sono già, le persone, le aziende già le hanno, ma le hanno soprattutto nei ruoli di vita personali, compresi quelli che nel mondo del lavoro vengono visti come problemi. Questa è una slide esemplificativa di una organizzazione, di quello che abbiamo rilevato in un'organizzazione, ma sono dati medi. Mediamente il 60% delle competenze soft delle persone sono espresse unicamente a casa. Quindi questo dato può essere visto come un potenziale nascosto, un potenziale inespresso sul lavoro, ma esistente. Che cosa succede quando le organizzazioni e le persone riescono a vedere e a valorizzare tutte queste dimensioni di vita, tutte queste dimensioni identitarie, questi ruoli? Succede che questo ha un impatto anche in termini di sostenibilità, perché quando le persone si sentono viste e valorizzate per tutto ciò che sono dalla propria azienda, si sentono meglio, si sentono più forti, più capaci, più consapevoli delle proprie risorse, perché imparano a guardarsi con una vista più ampia. Si sentono più capaci di usare al lavoro le competenze che hanno a casa, e questo migliora non solo l'equilibrio vita-lavoro. Il concetto di equilibrio vita-lavoro è di nuovo rientra in quello stereotipo del conflitto di cui prima vi parlavo, anche se io spesso per prima uso questa parola, ma preferisco parlare di sinergia, quindi di arricchimento vita personale e vita professionale. Questo ha un impatto anche a livello di gender equality. Per esempio, sono le donne a migliorare in modo particolare le proprie capacità di leadership e gli uomini a migliorare le capacità relazionali. Le mamme si sentono più efficaci, ma il dato di cui vado più orgogliosa non è in questa slide ed è un altro. Il 90% delle persone che si sentono appunto viste e valorizzate per tutto ciò che sono dalla propria azienda sentono che l'azienda nel fare questo stia mandando un messaggio importante dal punto di vista del cambiamento culturale. E io credo che un cambiamento culturale, un vero cambiamento culturale, non si verifichi quando questi ruoli di vita come la genitorialità, il caregiving per esempio, non si verifichi quando non saranno più considerati un problema, ma quando verranno finalmente considerati un'opportunità, un valore anche per il lavoro, in quanto fonti di competenze e di capacità.
Grazie. Chiara, che bella relazione anche te. Spero che sia tutti questi dati e queste riflessioni possano essere utili, no, alle persone che ci seguono, perché pensiamo noi di Fondazione Onda che uno degli obiettivi proprio di questo circuito di aziende HFC sia quello di poter condividere, come dire, pratiche virtuose, potersi ispirare, sempre però con il concetto di restituire la centralità, no, alla persona e alla sua umanità anche sul luogo di lavoro. Per cui penso proprio che siano degli interventi molto interessanti e molto condivisibili. Andiamo avanti e passiamo adesso ai vincitori di questo concorso. Diciamo che l'Advisory Board si è, come dire, orientato nella selezione, nella scelta dei progetti, tenendo in considerazione alcuni criteri, no? Abbiamo badato all'attinenza agli obiettivi del concorso, alla rilevanza, abbiamo badato alla multidisciplinarietà, abbiamo badato all'efficacia e poi anche alla presentazione del progetto, cioè la capacità di sintesi, la chiarezza, eccetera. Quindi ringrazio ancora per questo sia Chiara che Annalisa che ci hanno dato un grande aiuto, no, nella selezione. E per cui presentiamo adesso i progetti premiati e iniziamo dal primo premio della categoria Come comunicare temi di salute in azienda. E risulta vincitore del primo premio il progetto My Wellbeing a cura di Lundbeck Italia, un'azienda che conosciamo perché collaboriamo da tanti anni, in particolare sul fronte della salute mentale. E quindi con piacere do la parola alla dottoressa Raffaella Maderna che lo presenterà. A te, Raffaello. Sì, grazie. Ci fa piacere e un'enormità di piacere proprio perché è un, come dire, un incitamento e poi conosco tante delle relatrici che hanno parlato, proprio procedere è un rafforzamento, è un'azione di incoraggiamento a continuare a fare quello che stiamo facendo. Noi avevamo un video da condividere, non so se c'è la possibilità di farlo vedere adesso perché mi serve un po' per avviare la riflessione. Sarà fattibile adesso la condivisione, se no mi... Grazie, penso che le immagini dicano molto, però è proprio, abbiamo voluto aprire con questo video perché è stata la celebrazione di una giornata molto importante, che è la celebrazione della salute mentale a livello mondiale, che cade il 10 di ottobre,
E noi come azienda farmaceutica multinazionale di origini danesi siamo specializzati nella salute del cervello e ogni giorno lavoriamo per raggiungere un obiettivo, far sì che ogni persona possa essere al proprio meglio, possa sentirsi al proprio meglio. Questo cosa vuol dire? Ovviamente è il nostro purpose che si focalizza su quelli che sono i nostri pazienti, che per noi sono chiaramente delle persone, ma sono anche le nostre persone che lavorano all'interno della nostra organizzazione, perché noi dobbiamo dimenticarci che all'interno della nostra, delle nostre organizzazioni ci sono delle persone che hanno un vissuto professionale, ma anche un vissuto personale. Quindi il nostro obiettivo è fare in modo che le persone che lavorano con noi stiano al proprio meglio. La giornata del 10 ottobre è molto significativa, perché proprio ha visto l'unione di come di un laboratorio che abbiamo organizzato per la cittadinanza di Milano con delle attività di sensibilizzazione sulla salute mentale, ma anche dei laboratori che abbiamo organizzato all'interno della nostra azienda, nei nostri spazi, nei nostri uffici, nella nostra casa, dove abbiamo aperto le nostre porte, abbiamo accolto collaboratori, familiari, bambini, quindi molta gioia, utilizzando questi laboratori didattici che si basano sull'arte, quindi il concetto, questo linguaggio universale che unisce e che ci permette anche di parlare di tematiche molto sensibili come quella della salute mentale. Quindi proprio l'unione della comunicazione interna che è totalmente coerente con quello che noi vogliamo comunicare verso l'esterno. Quindi proprio di comunicazione si parla, e quindi visto che abbiamo avuto questo riconoscimento sono particolarmente orgogliosa, perché abbiamo avviato un processo molto importante di ascolto delle nostre persone. Quindi prima di tutto ci siamo fermati, abbiamo ascoltato le nostre persone, abbiamo organizzato dei focus group con degli psicologi che ci hanno supportato proprio per capire quali erano le aree di indirizzamento e di focus che potessero interessare alle nostre persone. Quindi sono emersi degli aspetti molto interessanti sulla nutrizione, la gestione delle emozioni, dello stress, dell'insonnia, anche questi alcuni aspetti anche acuiti dopo la pandemia. E soprattutto ci hanno anche consigliato quale poteva essere il miglior strumento per comunicare queste iniziative che facevamo all'interno della nostra organizzazione. Da lì quindi abbiamo deciso di creare questo portale unico che si chiama My Wellbeing, e che è una sorta di ecosistema che raccoglie sia iniziative virtuali che iniziative anche fisiche, perché ci sono stati anche dei laboratori. Ecco che abbiamo cominciato un percorso che ha un flusso molto importante, che segue una linea con un comunicazionale molto, molto definita. Intanto comunichiamo le nostre iniziative con delle newsletter, ma oltre alle newsletter realizziamo dei podcast, che per noi che siamo un'azienda farmaceutica, abbiamo tanti informatori che sono in giro per il territorio, il podcast è una nuova modalità comunicazione molto interessante, che è fruibile ovunque tu sei, tipicamente in macchina quando ci si muove, dei webinar online o anche dei laboratori didattici in presenza e delle videopillole che vengono comunque riposizionate su questo che è diventato il nostro portale, che contiene tutte le nostre iniziative, tutte le nostre attività, e che io spero veramente che si arricchirà di giorno in giorno, perché sicuramente questa ci dà e anche questo riconoscimento ci dà l'incoraggiamento per andare avanti e procedere in questa direzione. Quindi grazie ancora. Grazie, grazie Raffaella, grazie a Lundbeck Italia. Passiamo adesso all'altro primo premio nella categoria come portare benessere in azienda attraverso la capacità di prendersi cura gli uni agli altri. Il primo premio è stato attribuito a Danone Nutricia per il progetto Danone a supporto della cura, Parental Policy and Caregiver Policy. Quindi con molto piacere do la parola alla dottoressa Sonia Malaspina, che è direttrice HR Italia e Grecia di Danone. Grazie, grazie. È un grande onore per noi ricevere questo premio, perché è un percorso che ormai ci vede impegnati da 12 anni. Quindi vedere quanto sia rilevante non solo per noi, ma mi piace sempre ricordare che se l'abbiamo fatto noi, lo può fare qualsiasi azienda, perché questo progetto è nato nell'azienda Mellin, che era un'acquisizione di Danone, e quindi era un'azienda assolutamente italiana che apparteneva al gruppo Star, con tutte le
specificità di un'azienda italiana, no? Per cui la presenza femminile solamente a livello, alla base della piramide, certi lavori che mi veniva detto, no Sonia, questi non sono lavori per donne, quindi non pensare assolutamente. E le donne rappresentavano il 50% della popolazione e notavo anche uno scarso tasso di natalità e quando ho scoperto perché il tasso era così basso era perché soprattutto la popolazione che era in età fertile temeva tantissimo il rientro dal lavoro, temeva di perdere il posto di lavoro, temeva di non progredire, soprattutto le laureate, coloro che avevano fatto studi economici. Quindi di fronte a questa situazione ho detto no, noi ci occupiamo di alimenti per la nutrizione infantile, siamo noi che dobbiamo prenderci cura dei genitori ogni giorno a partire dai genitori, dalle mamme che sono in azienda con noi, perché altrimenti non siamo in grado di interloquire, di avere la giusta sensibilità e dobbiamo essere d'esempio. E così nel maggio del 2011 10 semplici regole, una delle quali per esempio l'ascolto delle mamme, che è un'attività quando mi dicono ma Sonia voi siete una multinazionale, potete farlo perché avete i soldi per farlo. No, perché l'ascolto di una mamma il primo giorno che rientra o i giorni in cui rientra in azienda e chiederle semplicemente come si sente, che cosa ha vissuto, cosa sta vivendo in quel momento di rientro nell'attività lavorativa, con i ritmi dell'attività lavorativa. E solo questo incontro vale tantissimo ed è gratis perché praticamente non ci vogliono investimenti per soffermarsi un attimo e come noi esperti di persone è qualcosa che non dobbiamo più farlo, la maternità come qualcosa di solamente personale, quindi s'arrangia la famiglia, s'arrangia la persona, è anche un fatto aziendale, no? E anche sociale, perché diciamo che la natalità è qualcosa che poi sostiene il nostro sistema economico. Allora, queste 10 regole sono pubblicate sul nostro sito www.danone.it, sono semplici e sono immediatamente applicabili. Vi dico che con un'applicazione ferrea, vuol dire che non mi è sfuggita neanche una lavoratrice, le abbiamo applicate in maniera rigorosa e questo ha dato delle ottime metriche, soprattutto confortanti per andare avanti. E una delle quali, oltre al 100% delle mamme che rientrano dopo il congedo della maternità e avere veramente incrementato la managerialità femminile, che al tempo era al 20% e oggi è al 67%, proprio perché le competenze di un mondo così digitale necessitano di tantissime peculiarità femminili, l'empatia, la capacità di ascolto, la capacità di fare network, e questo è premiato con le politiche di merito e quindi pensate che in media, noi sono andata a vedere sul montante delle promozioni annuali, sul 100%, ben il 20% va in media a donne che sono rientrate dal congedo. Questo significa che la maternità non blocca, anzi, come diceva Chiara, di LifeFeed, no? Con cui abbiamo lavorato per misurare le competenze prima e dopo il congedo, le competenze manageriali aumentano durante l'attività della cura. E questo è un fatto straordinario che ha fatto della mia azienda un caso studiato anche a livello internazionale e ci rende orgogliosi proprio perché abbiamo visto che la cura non deve essere negata in azienda, non deve essere, ma diventa un fattore di cui le aziende devono rendersi conto che è un valore, non è un disvalore. Per esempio, durante la pandemia abbiamo esteso la policy applicando i principi di vicinanza,
culturale, psicoaffettiva, organizzativa, economica, anche alla cura delle persone anziane e delle persone fragili, perché anche questi momenti che non sono così dichiarati dalle persone in azienda, ma in realtà sono presenti nelle nostre organizzazioni, perché senza la 104 tantissime persone accudiscono e si occupano soprattutto dei genitori anziani, è un tema molto presente nelle nostre organizzazioni. Quindi metriche di performance, metriche di positive in termini di retention dei talenti, noi non sappiamo cosa sono le great resignation, proprio perché le persone si sentono libere di esprimersi in azienda e di essere se stesse. E quindi quello che siamo onorati del premio, ma quello che non è una competizione tra aziende, ogni azienda ce la può fare, noi ce l'abbiamo fatta partendo diciamo da un'azienda molto maschile da questo 12 anni fa, e se ce l'abbiamo fatta noi probabilmente anche più velocemente possono farcela tutte le aziende, grandi e piccole, e quindi per noi è un onore oggi ricevere questo premio e diffondere questi KPI che ci incoraggiano a fare sempre meglio in questo senso. Grazie mille Sonia, grazie, una bellissima best practice, veramente si vede lo sforzo, no? Che è il lavoro che c'è dietro. Sicuramente, sicuramente. Passiamo adesso alle menzioni speciali che sono state attribuite, e quindi con molto piacere per la categoria come portare benessere in azienda attraverso la capacità di prendersi cura gli uni degli altri. Questa menzione è stata attribuita alla ULS 2 marca trevigiana per un progetto molto bello, la solidarietà nel luogo di lavoro, le ferie solidali. Con molto piacere do quindi la parola al dottor Filippo Spampinato, che è direttore delle risorse umane appunto nella ULS marca trevigiana. A lei. Grazie, buongiorno. Intanto grazie dell'invito e grazie anche per avere la possibilità di parlare di questo argomento, che è sicuramente un argomento positivo, che in qualche modo è anche motivo di orgoglio per questa azienda. Le ferie solidali sono un istituto che è stato introdotto e disciplinato da pochissimi anni per le aziende sanitarie pubbliche. La nostra è un'azienda pubblica di grandi dimensioni, dove ci lavorano circa 9.500 dipendenti, dei quali 1.500 è personale della dirigenza e oltre 8.000 dipendenti sono persone non dirigenti. Sin dall'inizio dell'introduzione di questo argomento, devo dire che c'è stata una grossa sensibilità e trasporto umano da parte di tutti i soggetti coinvolti. Come immaginate, le aziende pubbliche per dare attuazione a qualsiasi istituto contrattuale a una serie di passaggi burocratici che, ahimè, siamo tenuti a fare prima di poter attuare degli istituti. Questo in particolare ci ha fatto trovare davanti a noi un'autostrada. Abbiamo avuto subito il via libera da parte della direzione, e questo forse era abbastanza scontato e naturale, ma anche da parte delle organizzazioni sindacali, che mai ci hanno chiesto di rendere conto di come intendavamo affrontare questo tema, e quindi abbiamo avuto le mani libere sin dall'inizio. Questo ci ha consentito, sin dalle prime richieste che ci hanno fatto i dipendenti, di accelerare in maniera importante la procedura per poter donare queste ferie a un dipendente che ha bisogno. La procedura è molto semplice. Noi riceviamo da parte di un nostro collega un'istanza, perché si trova ad avere un figlio minore con gravi patologie,
e che quindi necessita dell'assistenza da parte del genitore nostro dipendente. Noi, ricevuta questa istanza, pubblichiamo immediatamente un avviso che viene reso pubblico in tutte le sedi aziendali e da quel momento i dipendenti hanno 10 giorni di tempo per donare le proprie ferie. Nel 2021, a seguito delle richieste di 4 dipendenti, abbiamo ricevuto 372 giorni di ferie donate. E si tenga conto che ogni dipendente può fare una richiesta di 30 giorni di ferie. Quindi riceviamo molte più ferie di quelle che noi chiediamo a seguito delle richieste dei nostri colleghi. Questo, secondo me, è significativo di un sentimento di solidarietà che in qualche modo porta anche un benessere organizzativo all'interno dell'azienda, che i dipendenti in maniera del tutto autonoma ma anonima donano le ferie per le necessità dei loro colleghi. Questa cosa secondo me non è trascurabile perché per esperienza posso dire che le ferie in questo tipo di aziende vengono considerate come un bene prezioso. Sono un bene che quando il dipendente cessa la propria attività lavorativa lotta per farsi pagare o per poterle fruire prima di cessare e andare in pensione. Quindi non è cosa da poco che sulla base di una richiesta anonima ci pervengano centinaia di giorni di ferie donate da altri loro colleghi. Secondo me significativo è anche poi il ritorno che noi abbiamo da chi ci fa questa richiesta. Ancora oggi, a distanza di anni, di un paio d'anni, le mamme che ci hanno fatto l'istanza di ricevere questi giorni di ferie per assistere il figlio ci contattano per comunicarci l'avanzamento dello stato di salute del figlio, cioè il coinvolgimento che vedono da parte dell'azienda porta loro a renderci partecipi dell'andamento dello stato di salute del figlio per il quale hanno fatto richiesta di ferie. Questo ci coinvolge molto e ci dà molta soddisfazione, vi dico la verità. Poi noi a tutti i dipendenti che donano mandiamo un resoconto delle ferie che diamo ai dipendenti che fanno richiesta, quindi anche chi dona in qualche modo riceve nella propria email che fine fanno le ferie che dona e quindi possono vedere che in qualche modo hanno dato una mano a un collega in uno stato di necessità. Sottolineo, e ho finito, una riflessione mia personale che secondo me non è di poco conto perché parliamo dell'anno 2021, quindi anno in cui soprattutto un'azienda sanitaria si trovava a dover affrontare delle situazioni difficili derivanti dalla pandemia per il Covid. E quindi ritengo che sia veramente significativo il senso di solidarietà e umanità che i dipendenti hanno dimostrato, che nonostante si trovavano ad affrontare situazioni sia lavorative che spesso anche familiari davvero difficili, hanno trovato il tempo per dare una mano a un loro collega che chiedeva aiuto. Ecco, tutto qua. Bello, grazie dottor Spantinato, veramente una bella esperienza di grande solidarietà e di grande generosità, ci aveva molto colpito. Bene, passiamo all'altra menzione speciale nella categoria come comunicare temi di salute in azienda. Questa menzione è stata attribuita al progetto MindPlus a cura di Edwards Life Sciences Italia. E quindi do la parola alla dottoressa Marina Romano, Country HR Italy, di Edward Life Science, per presentarlo. Grazie.
Grazie, grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Siamo contentissimi ed orgogliosi ovviamente di questa menzione speciale, anche perché vedere quanto e come i nostri progetti dedicati nel prendersi cura delle nostre persone vengono riconosciuti anche esternamente e portati alla visibilità di altre aziende è soprattutto importantissimo per noi. Vi racconto brevemente il nostro progetto, che appunto si chiama Mind Plus, progettato con l'intento di elevare il mindset delle nostre persone su quello che è il benessere mentale in generale, ma anche creare consapevolezza su quali sono tutti gli strumenti, anche le risorse disponibili che noi come azienda mettiamo a disposizione per ovviamente supportare i colleghi, le colleghe, ma anche i familiari. Quindi abbiamo fornito delle risorse online, quali articoli, video, booklet, seminari, webinar gratuiti, proprio per comunicare le informazioni necessarie su come prendersi cura di se stessi, dei propri cari, amici, anche colleghi sul luogo di lavoro. Poi è stata creata anche una guida separata proprio per i people manager, quindi persone che hanno dei diretti riporti, al fine di permettere loro comunque di essere in grado di supportare le loro persone del team in situazioni difficili o particolarmente sfidanti dal punto di vista psicologico e personale. Quindi abbiamo creato una guida molto dettagliata, anche con delle best practice, esempi concreti di situazioni che si possono venire a creare con le persone e come ovviamente comportarsi poi in certe circostanze e situazioni. In particolare, per farvi degli esempi, le tematiche che abbiamo affrontato un po' sinora sono state sicuramente dire e raccontare che cosa significa benessere mentale in Edwards, perché è importante soprattutto parlarne, quindi abbattere in un certo senso, se vogliamo, anche un po' questo bias culturale, no, relativo a questo tema. Cosa è possibile fare anche per creare un ambiente sereno per la salute delle persone, avendo poi molti tools e risorse ovviamente a disposizione, ma anche un programma di assistenza ai dipendenti e familiari conviventi alla base. Questo progetto del Mind Plus aiuta le persone a navigare anche proprio più velocemente, in maniera molto più user friendly, ottenere tutto ciò di cui le persone hanno bisogno. Quindi abbiamo fornito l'app Headspace, avviato un programma anonimo di assistenza come sportello in caso di bisogno su diverse tematiche. Abbiamo anche un'app, per esempio, che permette di organizzare delle anche challenge, no, per l'attività fisica, perché poi prendersi cura di sé non vuol dire solo ovviamente benessere mentale, ma anche ovviamente fisico, e risorse utili che aiutano anche a gestire delle situazioni di stress. Io concludo dicendo che come azienda sicuramente giochiamo un ruolo fondamentale, un ruolo attivo nel sostenere il benessere delle persone che fanno parte della nostra società. Quindi per noi sicuramente Mind Plus ci rappresenta proprio per raggiungere questo obiettivo così importante. Quindi grazie ancora per l'opportunità che ci avete dato, soprattutto per la condivisione. Grazie Marina, complimenti e congratulazioni anche a voi. Quindi ci avviamo a questo punto alla chiusura di questa giornata. Volevo comunicarvi che verrà data visibilità a tutte le aziende che hanno partecipato al concorso con una campagna di promozione su LinkedIn. Stiamo raccogliendo delle card da ogni azienda e queste poi verranno sempre pubblicate su LinkedIn, mentre le targhe ai vincitori le spediremo a breve. Come detto, già la registrazione di oggi con gli interventi saranno sul sito di Onda, e volevo poi aggiungere che tutti i dati, in particolare in questo caso di Fondazione Libellula, sono stati raccolti in un ebook sul sito di Fondazione Libellula, e quindi se avete piacere potete andare e consultarli. E in chiusura vi rinnovo l'invito a partecipare a questa riedizione del circuito HFC. Il bando scade
il 24 di febbraio, abbiamo già fissato un momento di incontro, di celebrazione delle nuove aziende, qui racconteremo ancora, no, tra di noi, tra di voi, un po' quelle che sono le specificità, gli esempi virtuosi, e sarà quindi la data fissata, sarà il 18 aprile. E io quindi con questo saluto tutti, vi ringrazio, spero che da questo breve, in fondo breve incontro, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, ogni azienda sia riuscita a trarre qualcosa di positivo, no? Noi diciamo che l'importante è fare rete, quindi speriamo di continuare a lavorare insieme sempre per il benessere dei dipendenti. Grazie, a presto, arrivederci.